Buonasera. Grazie. Beh, noi siamo sempre qua invece, non ci muoviamo. Allora, siamo a Tokyo nell'estate del 1935. Fate mente locale, siamo fra le due guerre, ma la prima si sta già allontanando nel tempo e la seconda invece è già molto vicina. Il mondo sta già precipitando verso la seconda guerra mondiale. Siamo a Tokyo nell'estate del 1935, in Italia c'è Mussolini al culmine della sua popolarità, in Germania c'è Hitler, in Unione Sovietica c'è Stalin, negli Stati Uniti c'è Roosevelt e si sta cominciando a intravedere la fine della grande crisi. In Giappone succedono cose che agli occhi degli occidentali sono molto strane. Un giorno di luglio del 1935, un certo tenente colonnello Aizawa arriva a Tokyo in treno dalla cittadina dove si trova in guarnigione, va al Ministero della Guerra, cerca l'ufficio di un funzionario del Ministero, il generale Nagata, entra nell'ufficio, tira fuori la sciabola e ammazza il generale Nagata. Al processo il tenente colonnello Aizawa dirà che si vergogna di una cosa sola: di non essere riuscito a ucciderlo con un solo colpo di spada, come dovrebbe fare un samurai ben addestrato. Al processo emerge che questo omicidio al Ministero della Guerra giapponese non è una questione privata, ma ha a che fare con un conflitto che sta spaccando l'esercito giapponese. C'è un conflitto tra i vecchi generali al potere, moderati, legati ai grandi trust industriali e finanziari giapponesi, e tutta una generazione di giovani ufficiali, spesso di origine contadina o comunque modesta, estremisti, con forti simpatie fasciste. In Giappone c'è una tradizione di conflitti di questo genere. C'è un termine in giapponese che risale al XV secolo, il Gekoku-jō, che vuol dire il rovesciamento degli anziani da parte dei giovani. In Giappone sta succedendo questo: i giovani fremono e vogliono prendere il potere. Il processo del tenente colonnello Aizawa per omicidio dura molti mesi. Durante questo processo, un bel giorno, nel febbraio del 36, un gruppo di giovani ufficiali fa uscire i soldati dalle caserme, occupa il Ministero della Guerra, il Parlamento, la sede della polizia, attacca le case del primo ministro e di una serie di ministri. Due ministri vengono ammazzati in casa loro. Il presidente del Consiglio si salva solo perché i giovani ufficiali che irrompono in casa sua trovano suo cognato, lo scambiano per il padrone di casa e lo ammazzano. Dopodiché i giovani ufficiali ribelli dichiarano che loro sono scesi in campo per senso del dovere nei confronti dell'imperatore e non fanno nient'altro, come se si aspettassero che l'imperatore Hirohito intervenga in loro favore. Il governo per due giorni negozia coi ribelli, come se li riconoscesse come un interlocutore. Nel frattempo fa circondare tutti gli edifici occupati dai militari ribelli, li fa circondare soprattutto da truppe della Marina. Tutti sanno che in Giappone la Marina e l'esercito si odiano. Dopo tre giorni i ribelli si arrendono, la maggior parte vengono processati, condannati a morte e giustiziati. I governi occidentali fanno molta... Ecco, io adesso non mi fermo a chiedervi quanto vi è chiaro cosa stava succedendo in Giappone in quel momento. Ai governi occidentali non è chiaro per niente, nessuno ci capisce niente. Il Giappone è un paese lontano, complicato, nessuno conosce la lingua. È un paese impenetrabile che comunica poco all'esterno. E non ci sono specialisti in Occidente, o pochissimi, che conoscono le dinamiche interne di questa società in crisi. Anche i giornalisti europei a Tokyo, che già sono pochi, brancolano nel buio. C'è un solo giornalista che è capace di spiegare cosa succede. È un giornalista tedesco, accreditato a Tokyo da un paio d'anni, membro del partito nazista, in ottimi rapporti con la sua ambasciata,
e che ha una conoscenza stranamente approfondita della politica giapponese. Questo giornalista, dopo l'insurrezione dei giovani ufficiali, pubblica in Germania un grosso manda in Germania da Tokyo un grosso articolo in cui spiega in modo efficace queste dinamiche complicate, questa lotta di classe e di generazione all'interno dell'esercito. L'articolo ha un grande successo, viene riprodotto in tutto il mondo. Perfino la Pravda a Mosca lo traduce in russo. Al giornalista gli amici fanno i complimenti. Sei diventato veramente famoso in tutto il mondo. Sei l'esperto di Giappone, perfino per quei comunisti a Mosca. Il giornalista ride, ma in cuor suo è furibondo. Quella sera va a trovare un altro tedesco, un industriale, un piccolo industriale tedesco stabilito a Tokyo, che abita in un sobborgo di Tokyo. L'industriale in casa tiene nascosta una radio ricetrasmittente che è in grado di trasmettere fino in Siberia, da dove la trasmissione viene poi raccolta e rimandata a Mosca. Il giornalista chiama Mosca e dice: ma non sarete mica impazziti che pubblicate i miei articoli sulla Pravda? Che non succeda più, perché nessuno deve immaginare che c'è un qualche collegamento fra me e l'Unione Sovietica. Il giornalista si chiamava Richard Zorge, era iscritto al Partito Comunista dal 1918 ed era a capo di una rete di spie piazzata a Tokyo dal servizio informazioni dell'Armata Rossa. Una rete di spie che è probabilmente fra tanti gruppi di spie che hanno operato durante la prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, è forse quella che ha influenzato più direttamente l'esito della Seconda Guerra Mondiale. Ed è del dottor Zorge e della sua rete di spie che io proverò a raccontarvi questa sera. Richard Zorge era figlio di un ingegnere tedesco e di una madre russa. Al liceo a Berlino era il primo della classe in tutte le materie, uno di quelli che i compagni, come dire, in genere non stanno proprio simpaticissimi. I compagni al liceo l'avevano soprannominato il primo ministro. Però, come tutti i giovani studenti tedeschi della sua generazione, nati alla fine dell'Ottocento, era un bravo patriota tedesco e allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si era arruolato volontario e si era fatto 4 anni di guerra al fronte. Era stato ferito 3 volte alle gambe, alla fine molto gravemente, per cui è rimasto leggermente zoppo per tutta la vita. E come tanti altri, durante la guerra, Richard Zorge era cambiato. Aveva incontrato gente che prima un ragazzo borghese come lui non avrebbe mai incontrato: pacifisti, socialdemocratici, comunisti. Ed era diventato comunista anche lui. Forse il fatto che aveva perso 2 fratelli in guerra un pochino anche avrà contato nell'orientarlo in una certa direzione. Fatto sta che subito dopo la fine della guerra, Richard Zorge, 20enne, si iscrive al Partito Comunista. L'anno dopo si laurea in scienze politiche, d'ora in poi sarà il dottor Zorge. A questo punto è già schedato dalla polizia tedesca come agitatore comunista. Sottolineo questo aspetto perché, come vedremo fra poco, 10 anni dopo, alla polizia tedesca, nessuno si ricordava più di lui. I tedeschi non sono sempre così efficienti come a volte ci immaginiamo, e questo è un caso proprio clamoroso da questo punto di vista. Si erano persi la schedatura, perché nel 1920 lo sapevano benissimo che questo giovane dottor Zorge era un comunista. Dunque i tedeschi se lo dimenticano, i sovietici invece lo notano. E a un certo punto, lui parla anche russo, c'ha la mamma russa, e a un certo punto quindi lo invitano a Mosca a lavorare per il Comintern, per l'organizzazione che coordina tutti i partiti comunisti del mondo. Accetta. Nel 1925 il dottor Zorge, a 29 anni, lascia la Germania e si stabilisce a Mosca. All'inizio alloggia al famoso Hotel Lux
l'hotel riservato ai comunisti stranieri, dove alloggiava anche Togliatti, dove alloggiavano tanti che poi hanno fatto una brutta fine. In quello stesso anno prende la cittadinanza sovietica, la tessera del Partito Comunista Sovietico. Si è portato dietro la moglie, Christiane, una moglie tedesca, che era la moglie di uno dei suoi professori all'università, e ha piantato il marito per mettersi con lui. Se la porta dietro in Unione Sovietica, però poi in Unione Sovietica le cose non vanno tanto bene, a Christiane non piace. E, insomma, un bel momento lei lo pianta e torna in Germania. Esce dalla nostra storia Christiane, ma io l'ho voluta citare perché lei ha lasciato un commento su Richard Sorge che è molto istruttivo. A Christiane, tanti anni dopo, hanno poi chiesto di questa sua storia con lo studente di suo marito, è lui che l'ha sedotta. E Christiane dice, lei lo chiama col diminutivo, Richard da bambino quando imparava a parlare faceva fatica a pronunciare il suo nome, anziché dire Richard diceva Icca, e da allora in famiglia l'hanno sempre chiamato Icca. Christiane dice, Icca non mi ha mica sedotto lui, no, sono io che mi sono innamorata, Icca non aveva bisogno di fare la corte a nessuno. Tutti accorrevano intorno a lui, uomini e donne. Allora, negli anni venti, l'uomo che piaceva a tutti e che affascinava a tutti viene mandato più volte in missione all'estero per conto del Comintern, fra i portuali in Scandinavia, fra i minatori in Inghilterra. E poi nel 1929 il suo destino cambia. È convocato nell'ufficio del generale Jan Karlovic Berzin, comandante della quarta sezione del servizio segreto dell'Armata Rossa, la sezione che si occupa di creare reti di agenti all'estero. Il generale Berzin propone al dottor Sorge di andare a impiantare una rete di spie in Cina, a Shanghai, 1929. La Cina è un paese in ebollizione. In teoria comanda Chiang Kai-shek, ma in realtà gran parte del paese è in mano ai signori della guerra. C'è un fortissimo movimento comunista clandestino. E ci sono i giapponesi ai confini, che aspettano solo l'occasione per cominciare l'invasione della Cina. Mosca avrebbe un gran bisogno di informazioni sulla Cina, ma non ha nessun modo legale di averle. Non c'è nemmeno un consolato sovietico in Cina. E Chiang Kai-shek ammazza tutti i comunisti su cui riesce a mettere le mani. Il generale Berzin propone a Sorge di andare lì, in un paese del genere, a vedere se è possibile mettere in piedi una rete di spie comuniste. Il dottor Sorge accetta. Va in Cina presentandosi come giornalista che intende fare dei reportage. E li fa effettivamente. Si sistema a Shanghai, io qui non la faccio lunga, quando preparavo questa lezione mi sono detto di Shanghai gli parlerò per 10 minuti, perché è troppo affascinante, invece no, neanche un minuto perché non ho tempo, ma immaginate questa città che è sotto sovranità cinese in teoria, ma in realtà mezza Shanghai sono concessioni occidentali, governate e con poliziotti dei paesi occidentali, in particolare c'è una grossa concessione francese dove comanda la polizia francese, e in più ci sono i giapponesi subito fuori che minacciano continuamente di scatenare l'invasione, i comunisti clandestini, ricchi industriali e finanzieri occidentali, insomma un mondo pazzesco, ristoranti occidentali, librerie tedesche. In questo mondo il dottor Sorge rimane per 3 anni, manda in Germania meravigliosi articoli di analisi della situazione cinese, facendosi un nome come grande esperto di Medio Oriente. Manda a Mosca un'enorme quantità di informazioni. Torna a Mosca nel 1932. Lo accolgono con grandi strette di mano e gli chiedono se è pronto a ripartire per un'altra missione. Il dottor Sorge dice che prima vorrebbe finire il libro che ha cominciato a scrivere sull'agricoltura cinese, perché lui è uno che si interessa delle cose e ha l'anima dello studioso in realtà. È laureato in scienze politiche, è un economista, quando sta in un paese comincia a studiare. Sta scrivendo un libro sull'agricoltura cinese.
che per piacere la lascino in pace finché non l'ha finito. Il generale Jan Karlovic Berzin gli dice: va bene, se proprio devi finire il libro. Quanto pensi di me? Non so, no. Fatto sta che dopo 2 mesi lo richiamano e gli dicono: finito il libro. Il libro non è finito, ma il servizio segreto dell'Armata Rossa avrebbe una gran voglia di rimandare in giro il dottor Zorge. E gli dicono: dove ti mandiamo la prossima volta? E Zorge, scherzando, dice: ma sono stato in Cina, potrei andare in Giappone. Mentre ero lì a Shanghai ho fatto un viaggetto a Tokyo, mi è piaciuto, interessante quel paese, potrei tornare lì se proprio ci tenete. Ma lui scherzava. Qualche giorno dopo il generale Berzin lo richiama e gli dice che ha raccontato la sua battuta al comitato centrale del Partito Comunista Sovietico, dove l'hanno presa molto sul serio. Avrebbero un gran bisogno di agenti a Tokyo. Oh, tenete conto di che paese è il Giappone in quel momento. Al di là del fatto che, come vi ho già detto, è un paese poco trasparente, anzi impenetrabile per gli occidentali. È un paese in quel momento xenofobo, apertamente xenofobo, dove c'è un'ossessione maniacale delle spie, dove ogni straniero è seguito dalla polizia, anche da più di una polizia. Ci sono diverse polizie segrete, c'è il Kenpei Tai, la polizia segreta dell'esercito, c'è la Tokko, che è l'equivalente della Gestapo, la polizia segreta, ed è un paese ferocemente anticomunista. Ed è un paese che confina con l'Unione Sovietica, perché non dimentichiamoci, facciamo un rapido raccordo temporale, ricordate la guerra russo-giapponese, 1905, sembra un'altra epoca, ma non erano passati neanche 30 anni. La guerra russo-giapponese era cosa di ieri e i giapponesi erano impiantati saldamente in Corea, in Manciuria, e confinavano con l'Unione Sovietica. In Manciuria c'era un poderoso esercito giapponese, l'armata del Kwantung, che si comportava quasi come una potenza indipendente, faceva la sua politica nei confronti della Cina, dell'Unione Sovietica, obbediva a stento agli ordini del governo giapponese. Avete capito che è un momento in cui, quando i generali si stufano del primo ministro in Giappone, lo fanno ammazzare. E quindi a Mosca hanno un gran bisogno di sapere cosa intende fare il Giappone e non lo capisce nessuno. Hanno un gran bisogno di sapere quali sono gli umori dell'armata del Kwantung, se il confine della Mongolia e della Manciuria è in pericolo oppure no. E in Giappone l'Unione Sovietica non ha neanche un agente. Non si sa neanche se è possibile averne. Non si sa se è possibile che una radiotrasmittente comunichi tra il Giappone e l'Unione Sovietica, non ci ha mai provato. Non si sa se è possibile reclutare dei comunisti giapponesi e convincerli a lavorare per noi, non si sa niente. Al dottor Zorge dicono: guarda, ci sarebbe da fare questo esperimento. Se ti va, vai lì, stai lì un paio d'anni con calma e vedi se la cosa si può fare. Icca dice che la cosa gli interessa molto, lo stuzzica l'idea. Ci andrà. E dunque bisogna mandare il dottor Zorge da Mosca a Tokyo, in un paese ferocemente anticomunista che non ha relazioni con l'Unione Sovietica. Zorge è uno che ha un principio molto chiaro: meno bugie dici, più è difficile che ti scoprano. Se possibile non ne devi proprio dire di bugie. Di conseguenza lui andrà a Tokyo nella persona del dottor Richard Zorge, giornalista, esperto di Estremo Oriente. C'è solo il piccolo dettaglio che non ci può andare venendo dalla Russia, ovviamente. Perciò torna a Berlino. È il maggio 1933, notate le date. Hitler è al potere da pochi mesi. Però le relazioni con l'Unione Sovietica ci sono ancora, sono due paesi, come dire, considerati i paria della comunità internazionale, la Germania e l'Unione Sovietica, quindi hanno rapporti in quel momento. Zorge può tornare a Berlino. È arrivato a Berlino, chiede il passaporto per il Giappone. Ed essendo già abituato a scrivere articoli di giornale sull'Oriente, fa il giro dei giornali tedeschi chiedendo se sono interessati ai suoi reportage da Tokyo. E trova diversi giornali che sono interessati. Fa anche un'altra cosa. In Germania viveva a quell'epoca un personaggio curioso e molto famoso all'epoca,
il professor Karl Haushofer. Era uno studioso di geopolitica e di strategia di fama mondiale, una specie di Luttwak, per capirci. Celeberrimo. Era anche un militare che nella prima guerra mondiale era arrivato al grado di generale, cosa che Luttwak amerebbe molto, ma non credo che l'abbiano mai fatto generale. Ma invece Haushofer sì, e questo in Germania serve. È un personaggio rispettatissimo ed è un esperto di Giappone. Prima della prima guerra mondiale il dottor Haushofer era stato in Giappone come istruttore dell'esercito tedesco e lui sostiene che se la Germania ha perso la guerra, la prima, è per l'ignoranza dei tedeschi, la loro ignoranza della situazione geopolitica mondiale. Nella prima guerra mondiale la Germania e il Giappone erano nemici. Il professor Haushofer teorizza che la prossima volta Germania e Giappone devono mettersi insieme. Solo così ce la possono fare. Ma queste non sono solo le teorie di un accademico, perché il caso vuole che il professor Haushofer sia un amico intimo di Rudolf Hess, il braccio destro di Hitler, e quindi è in grado di influenzare concretamente la politica della Germania nazista. Ecco, anche sul professor Haushofer si potrebbe fare una lezione intera, e io adesso comunque una piccola digressione la farò perché è un personaggio troppo affascinante. Avete un po' capito il tipo? Un patriota tedesco puro e duro, che sogna la rivincita. Un piccolo problema del professor Haushofer è che sua moglie era mezzo ebrea. E però, essendo amico intimo di Rudolf Hess, può ottenere per la moglie e per i figli un certificato di arianità che li mette al sicuro. Quasi al sicuro, perché vado un po' avanti, ma la storia è tragica ma appassionante. Qualche anno dopo, nel 1944, uno dei figli del professor Haushofer, giovane ufficiale, sarà coinvolto nell'attentato del 20 luglio contro Hitler e fucilato. E nel 1945, dopo la sconfitta della Germania, il professor Haushofer e la sua moglie mezza ebrea si suicideranno avvelenandosi con l'arsenico. Ma siamo ancora molto lontani, mancano ancora 11 anni, siamo ancora nel 1933 e il giovane e brillante giornalista, il dottor Sorge, va a Monaco a trovare l'illustre professor Haushofer, gli spiega che lui sta andando a Tokyo e gli chiede se è interessato, è certo che è interessato, e se può dargli delle lettere di presentazione, è certo che può dargliele, il professor Haushofer conosce tutti. Per cui Sorge partirà da Berlino con lettere di presentazione di questo grande intellettuale nazista per l'ambasciatore tedesco a Tokyo. Ma non solo. Siccome il viaggio, oggi si va in Giappone con l'aereo, ci metti un po' di tempo ma ci vai, all'epoca devi andare per nave in America, poi da lì, ecco insomma, il viaggio porterà Sorge negli Stati Uniti, si fermerà lì per un po'. Allora il professor Haushofer gli chiede: ti interessa una lettera di presentazione per l'ambasciatore giapponese a Washington? È certo che mi interessa. Quindi Sorge, spia sovietica, parte da Berlino munito di lettere di presentazione di illustri personalità naziste per tutte le destinazioni che gli possono interessare. Il fatto del passaporto lo preoccupava un po' di più perché si tratta comunque di andare alla polizia e come vi dicevo la polizia 10 anni prima sapeva benissimo chi era Richard Sorge, schedato come comunista. Sorge decide di rischiare, va alla polizia di Berlino. Alla polizia di Berlino non sanno chi sia, gli danno il passaporto senza fare nessun problema. Il regime si è appena installato, la Gestapo è ancora in rodaggio evidentemente, non hanno ancora tanto affinato i sistemi, perciò gli danno il passaporto per il Giappone. Il giovane agitatore comunista non esiste più. Sotto lo stesso nome adesso c'è un famoso giornalista tedesco che parte per Tokyo e già che c'è, prima di partire fa domanda di iscrizione al partito nazista. È talmente sicuro di sé che quando arriva a Tokyo manda il suo primo messaggio a Mosca in cui dice: credo di riuscire a menarli tutti per il naso. E infatti ci riesce. E nessuno è menato per il naso così completamente come l'ambasciata tedesca. Dovete immaginare la situazione. Siamo nel 1933. Noi siamo abituati a pensare all'alleanza tra Germania e Giappone, il patto d'acciaio.
poi ci siamo entrati anche noi, che Dio ci perdoni, il patto Roma-Berlino-Tokyo, ecco. Nel 33 non c'è ancora niente del genere. Per i giapponesi la Germania è un qualunque paese europeo ostile. Sono stati nemici nella prima guerra mondiale. Voi immaginate i diplomatici tedeschi a Tokyo, che vivono in questo paese che capiscono poco anche loro. E siamo nel 33, in Germania è appena andato al potere Hitler, il partito nazista. I diplomatici tedeschi di carriera non sono tutti nazisti, anzi, sono lì a Tokyo che cercano di capire cosa sta succedendo a casa. E gli arriva, piovuto dal cielo, questo dono del cielo, per l'appunto. Questo compatriota, simpaticissimo, molto ben introdotto, ben informato, che arriva lì, racconta tutto e sa anche molte cose del Giappone, molte più di quelle che sanno i diplomatici tedeschi di stanza lì. Lo adorano. Gli chiedono se ha bisogno di aiuto, vanno loro a chiederglielo. Come diceva Cristiane, sua moglie, Icca non ha bisogno di chiedere niente, vanno tutti da lui. Gli dicono, vuoi delle lettere di presentazione per il governo giapponese? No, ce le ho già, dice Sorge. E come mai le hai? A Washington sono andato all'ambasciata giapponese e mi hanno dato delle lettere di presentazione. Ecco, all'ambasciata tedesca spalancano gli occhi, questo è un uomo meraviglioso. Bisogna tenerselo caro. È anche un uomo fortunato, il dottor Sorge. Una delle persone per cui in Germania gli hanno dato delle lettere è un certo colonnello Ott. Il colonnello Ott è un istruttore presso l'esercito giapponese, un tedesco. Sorge va a trovarlo. Anche qui provate a immaginare, il colonnello Ott e la moglie vivono in una città di provincia giapponese, dove non conoscono nessuno e sono tenuti a distanza. Arriva questo compatriota da Berlino, allegro, famoso, ricco oltretutto, simpaticissimo, diventano subito amiconi. Non è stato mai chiarito neanche al processo se ci sia anche una storia fra il dottor Sorge e la moglie del colonnello Ott. Questa è una cosa che è rimasta a livello di pettegolezzo. Ma certamente loro diventano amicissimi, giocano a scacchi. Sono tutti e due ex combattenti. Nasce una solida amicizia. E perché vi dicevo che il dottor Sorge è fortunato? 6 mesi dopo il colonnello Ott viene promosso e trasferito a Tokyo all'ambasciata come addetto militare dell'ambasciata. Qualche anno dopo l'ambasciatore tedesco a Tokyo viene trasferito, a Berlino alla Wilhelmstrasse al Ministero degli Esteri non hanno nessun esperto di Giappone, devono sostituire l'ambasciatore, promuovono il colonnello Ott, che quindi diventa ambasciatore tedesco a Tokyo. E il suo più grande e fedele amico è il dottor Sorge. Di conseguenza, negli anni, capite, sono gli anni in cui la Germania e il Giappone firmano il patto d'acciaio, in quegli anni Sorge è amico intimo dell'ambasciatore tedesco, va e viene all'ambasciata come se fosse a casa sua. Quando il colonnello Ott deve, come dire, mettere in cifrario segreto un dispaccio particolarmente complesso, si fa aiutare dal suo amico, il dottor Sorge. Quando deve mandare un rapporto a Berlino, gli chiede se gli dà una mano a scriverlo. Quando riceve documenti riservati, gli dice, vuoi dare un'occhiata anche tu? Certo. E il dottor Sorge a volte gli dice, guarda, questo è veramente interessante, posso portarlo a casa? Certo. E a casa Sorge fotografa. A un certo punto l'ambasciatore Otto chiede al suo amico il dottor Sorge, ma e se ti nominassi capo ufficio stampa dell'ambasciata? È l'unica volta in cui Sorge si comporta in modo un po' strano. Perché sa benissimo che assumere un ruolo ufficiale all'ambasciata bisognerà comunicarlo al ministero a Berlino e magari stavolta al ministero a Berlino vanno di nuovo un po' a frugare nel suo passato. Questa cosa non gli piace. Quindi dice all'ambasciatore Otto che lui non ha voglia di assumere incarichi ufficiali, però continuerà a aiutarlo con i dispacci segreti come prima, assolutamente. Otto ci rimane un po' male, poi però se ne fa una ragione, insomma. Morale. Una delle principali fonti di informazione in tutti quegli anni della spia sovietica Richard Sorge è l'ambasciata tedesca, dove lui è a casa sua e vede tutto. Sta molto simpatico ai diplomatici dell'ambasciata, anche perché dal punto di vista politico è di una straordinaria abilità. Abbiamo detto che ha fatto domande di iscrizione al partito nazista e infatti regolarmente gli arriva a Tokyo la tessera.
Ah, su questo c'è una cosa fantastica, che dimostra che roba era il partito nazista. A Berlino, in archivio, hanno trovato la scheda di iscrizione di Richard Sorge al partito nazista, nella sezione dei residenti all'estero. Tutto quello che c'è scritto è nome Richard Sorge, residenza Tokyo, Cina. Poi, a matita, qualcuno ha tirato un frego su Cina e ha messo Giappone. Ecco, questo è tutto quello che il partito nazista sa del suo nuovo iscritto. Ma a Tokyo il dottor Sorge, che è un uomo molto abile, che ha capito che questi diplomatici tedeschi non sono nazisti fanatici, e lui fa il nazista però spiritoso, però critico, che fa anche le battute, con cui si può discorrere liberamente, e ai diplomatici tedeschi piace da morire. A un certo punto la sezione nazista di Tokyo vorrebbe nominare Sorge direttore della sezione. Lui ne parla all'ambasciatore Ott e l'ambasciatore Ott, scherzando, gli dice: beh, ogni tanto un Führer di buon senso servirebbe nel partito. Dopodiché lui però rifiuta la carica perché appunto preferisce. E poi c'è la rete degli agenti giapponesi. E qui bisogna capirci perché Sorge ha bisogno di agenti giapponesi. Quello che noi chiamiamo spionaggio, anche oggi, consiste in gran parte non nel carpire documenti segreti, violando casseforti e codici. L'attività dello spionaggio, anche oggi, consiste in parte, in grossa parte, nel lavorare su quelle che loro in gergo chiamano le fonti aperte. Il che vuol dire, i giornali pubblicano un sacco di roba. I giornali, le riviste specializzate, i rapporti delle aziende, tutta roba pubblica, ma è un enorme lavoro leggersi tutto, paragonare, confrontare, verificare, estendere dei rapporti. Qualunque rete di informatori deve farlo. In Giappone, negli anni 30, anche solo fare questo lavoro sulle cosiddette fonti aperte non è per niente facile. Intanto nessuno sa bene il giapponese, neanche Sorge lo sa bene, un po' lo impara, ma non solo. Il Giappone, come vi dicevo, è un paese ossessionato dalle spie, dove gli stranieri sono seguiti e spiati loro, appunto, e dove ai giornalai e ai librai è vietato vendere agli stranieri libri o riviste che parlino dei problemi interni del Giappone. E anzi, se uno straniero viene a interessarsi di queste pubblicazioni, è dovere del libraio denunciarlo alla polizia. Ne consegue che anche soltanto raccogliere quelle informazioni che per i giapponesi sono di libero accesso, per uno straniero è difficile. Quindi ci vogliono dei giapponesi. Ed è in questo senso che intorno a Sorge nasce una vera e propria rete. Primo, Sorge era stato a Shanghai per 3 anni, e a Shanghai aveva conosciuto dei giapponesi. Alcuni di questi giapponesi erano dei comunisti con cui Sorge, sotto falso nome, aveva preso contatto e verificato che sarebbero stati disponibili a lavorare per il comunismo. Riprende contatto con loro. C'è tutta una parte di cui volevo parlare, ma anche di quella non parlerò perché la storia è troppo lunga, delle tecniche da romanzo per cui si fa sapere a una certa persona che quel certo giorno dovrà trovarsi al parco di Nara portando una cravatta verde, quando vedrà un altro giapponese che porta una cravatta marrone e che ha nella tasca destra una copia del giornale, dovrà dirgli: bel tempo oggi, vero? Allora, ci siamo capiti. In questo modo Sorge ricontatta persone che aveva conosciuto in precedenza. Ve ne cito solo una perché è il più importante, diventa un po' l'alter ego di Sorge e anche al processo avrà un grande ruolo. È un giornalista famoso, lavora per il maggior giornale giapponese, l'Asahi Shimbun, si chiama Ozaki ed è anche lui un esperto di Cina. È molto legato al mondo politico giapponese. Conosce ministri e primi ministri, a un certo punto viene nominato ufficialmente consulente del governo giapponese per i problemi cinesi, Ozaki Hotsumi. A un certo punto viene nominato, vi parlavo prima dell'armata del Kwantung, l'armata giapponese in Manciuria che si comporta quasi come una potenza indipendente e che è la principale minaccia sui confini dell'Unione Sovietica. L'armata del Kwantung ovviamente ha dei rapporti molto stretti con dei trust finanziari e industriali. Il principale di questi si chiama
le ferrovie della Manciuria meridionale. Ozaki, a un certo punto, viene nominato capo ufficio stampa delle ferrovie della Manciuria meridionale, il che vuol dire essere a stretto contatto con i processi decisionali dell'armata del Kwantung. E Ozaki, in segreto, uomo noto, conosciuto, rispettato, famoso in Giappone, in segreto è comunista, e quando l'hanno contattato ha confermato che lui è disposto a lavorare per il Comintern e a fornire informazioni. Altri giapponesi comunisti vengono scovati in quel mondo interessante che è il mondo degli emigrati giapponesi negli Stati Uniti. In California c'è una numerosa comunità di emigrati giapponesi. Sapete che negli anni 20 e 30 il Partito Comunista negli Stati Uniti è abbastanza presente e verrà poi spazzato via dalla guerra e dal maccartismo soprattutto, ma negli anni 20 e 30 c'è, per cui molti giapponesi emigrati negli Stati Uniti sono diventati comunisti. Gli agenti segreti di Mosca li vanno a cercare, li contattano e gli chiedono se sono disposti a lavorare. E più di uno è disposto a lavorare. E a quel punto lo rimandano in Giappone e lo mettono in contatto col dottor Sorge. Avrà moltissimi agenti alla fine, tutti lo fanno per pura convinzione ideale, perché soldi ce ne pochissimi e rischi enormi. Fino alla fine nessuno di loro lo tradirà. Ora, la cosa straordinaria è che a questo punto noi abbiamo questo personaggio che vive totalmente alla luce del sole e che in realtà non viola quasi nessuna legge giapponese. Certo, quando fotocopia di nascosto i documenti segreti dell'ambasciata tedesca, ai tedeschi questo potrebbe dare... Ma ai giapponesi non gli frega mica niente, invece. Non sta violando una legge giapponese. Tanto che quando, anni dopo, per anticipare la fine, verrà arrestato, non sarà neanche ben chiaro su che base processarlo. In realtà ha violato un'unica legge. Proprio in quegli anni in Giappone è uscita una nuova legge che punisce con la morte chiunque comunichi informazioni a un paese comunista. E su questa base sarà poi possibile ai magistrati giapponesi condannare Sorge, il quale invece si limita a raccogliere informazioni. Le informazioni si possono mandare via microfilm, per corriere. Si manda un corriere a Shanghai, come al solito, dove ci sono occidentali che vanno e vengono, grandi alberghi per incontrarsi, e anche lì gli incontri nei grandi alberghi naturalmente avvengono con modalità da romanzo. Andrai il giorno tale al bar dell'hotel Imperial, dove dovrai avere un libro giallo e metterlo a destra sul tavolino. Vedrai un'altra persona che ha un libro di colore verde posato a sinistra sul tavolino. Vi guarderete, non direte niente, quella sera vi troverete nella tal via. Ecco, funziona tutto così. Non è che lo puoi fare tutti i giorni di mandare i microfilm a Shanghai. E Mosca invece vuole essere tenuta informata. La situazione sta cambiando nel mondo, la guerra è sempre più vicina, Mosca è disperatamente affamata di informazioni, perciò ci vuole la radio. E la radio vuol dire che ci vuole un tecnico europeo. L'unica persona che Sorge si è portato dietro, poi lo farà sostituire con un altro, più bravo, e che sarà appunto un membro cruciale della rete, è il tecnico radio. Tenete conto che la radio è ancora abbastanza agli inizi, non è una tecnologia così padroneggiata da tutti. E qui ci vuole invece un mago. Il mago lo trovano. E anche lui viene reclutato con modalità da romanzo. È un altro tedesco, che si chiama Max Clausen, è un tedesco di Amburgo, la città più rossa della Germania, è stato radiotelegrafista nell'esercito imperiale durante la guerra, poi si è imbarcato, uno di Amburgo, si è imbarcato sui pescherecci come radiotelefonista. E lì, sul peschereccio, un agente segreto sovietico lo contatta e gli chiede se è sempre comunista e se è disposto a lavorare per il comunismo. Max Clausen dice di sì. Allora gli danno un biglietto di prima classe per Mosca e un romanzo di Thomas Mann e gli dicono: dentro il romanzo troverai la tua destinazione. Dentro il romanzo ci sono delle sottolineature che formano un messaggio in codice. Un codice abbastanza facile, ma evidentemente si sono detti: se non riesce a decifrarlo non ci serve, è inutile. Se ci riesce, arrivato a Mosca, vedrà l'indirizzo a cui deve presentarsi. Max Clausen, in treno, prima classe, decifra il messaggio, arriva a Mosca, ha un indirizzo, si presenta e viene assunto.
gli fanno fare un corso da radiotelegrafista di altissimo livello, diventa appunto un mago. Quando lo mandano a Tokyo, perché Zorg si è stufato del radiotelegrafista che aveva, che aveva troppa paura, non trasmetteva mai, e ne vuole un altro, Max Clausen si imbarca con la moglie, per le spie fa fino portarsi dietro la moglie, provoca meno sospetti. I membri europei del gruppo di Zorg hanno tutti la moglie. Max Clausen si imbarca per Tokyo, in valigia ha in tutto e per tutto come equipaggiamento tecnico due valvoline. Sono il modello delle altre che deve procurarsi. Tutte le altre valvole e tutti gli altri elementi per costruire la radio se li compra a Tokyo, non nei negozi di radio perché rischierebbe di provocare sospetti, nei negozi di lampadine. Ci mette 3 mesi per procurarsi tutte le cose, lavorano sul lungo periodo come vedete i servizi segreti sovietici. In 3 mesi si procura tutte le componenti, costruisce una trasmittente smontabile che è in grado di smontare in 5 minuti e rimontare in 10, che si porta dietro in una borsetta, per cui può trasmettere da punti diversi della città, da case diverse di agenti, senza essere mai intercettato. Naturalmente anche lui ha bisogno di una copertura e lui è un operaio. Allora gli inventano un'azienda. Max Clausen si trasferisce a Tokyo come piccolo industriale e apre una ditta che fabbrica qualcosa che neanch'io ho capito bene cos'è, ma insomma macchine specializzate per fotografare disegni industriali. Comunque, la copertura ufficiale è questa ditta, che prospera. La ditta fa un sacco di soldi, alla fine avrà 14 dipendenti. E questo è un guaio, perché verso la fine Max Clausen, che da operaio è diventato padroncino e sta facendo i soldi, comincia a avere meno tempo per fare la spia e comincia a trovare che fare l'industriale di successo è molto più interessante. Per cui negli ultimi tempi oscilla un po', anche se fino alla fine andrà avanti. E poi Mosca a un certo punto fa un errore drammatico. Siccome i soldi sono pochi, a un certo punto da Mosca dicono: beh, visto che Clausen sta facendo così tanti soldi con l'azienda, usate i suoi soldi. E lui ci rimane male. È proprio l'esempio classico del proletario che è diventato appunto padrone, adesso insomma. Però comunque per il resto va alla grande. È un radiotelegrafista espertissimo e lui è in grado di trasmettere all'Unione Sovietica, da dove negli ultimi anni, quando il mondo sta veramente precipitando verso la guerra, dall'estate del 38 da Mosca gli fanno sapere: guardate, voi trasmettete quando volete, nel primo quarto d'ora di ogni ora, 24 ore su 24 ci sarà qualcuno sintonizzato sulla vostra frequenza per sentire se avete qualcosa da trasmettere. E intanto il dottor Zorg fa la bella vita a Tokyo perché è una persona simpatica e di compagnia, lo conoscono tutti, vive alla giapponese, ha preso in affitto una casetta alla giapponese col giardino, con una governante giapponese che gli prepara da mangiare, in casa si mette il kimono, dorme sul tatami. La casa l'ha riempita di libri, quelli che riesce in un modo o nell'altro a procurarsi, sul Giappone, storia del Giappone, economia. Alla fine, quando lo arrestano, gli trovano in casa più di 1000 libri sul Giappone. Fa il bagno tutti i giorni nella tinozza di legno all'usanza giapponese. I suoi amici dell'ambasciata tedesca sono un po' stupiti, perché questa cosa di fare il bagno tutti i giorni tra gli europei dell'epoca non è assolutamente venuta in mente a nessuno, ma lui vive alla giapponese, di giorno, di notte esce e va a bere con gli amici tedeschi. È un grandioso bevitore il dottor Zorg, e Tokyo è una città straordinaria dove appunto dominano la xenofobia e la polizia segreta, però è piena di locali occidentali, ci sono ristoranti per stranieri, dove le cameriere giapponesi si tingono i capelli di biondo o di arancione, fino a quando la polizia segreta non proibisce la pratica antipatriottica. Ci sono birrerie tedesche, con nomi come l'Oro del Reno, dove Zorg spesso viene visto ubriaco, fradicio, in piena notte, con i suoi amici dell'ambasciata tedesca. Ci sono i ristoranti giapponesi di lusso con le geishe, quelli meno di lusso con le ragazze più facili. Zorg passa le notti fuori, si ubriaca, va a letto con le ragazze e a un certo punto se ne trova una fissa. Si chiama Hanako, è cameriera per l'appunto all'Oro del Reno, diventa la sua amante e a questo punto lui la tira fuori dal ristorante, le chiede cosa vuole fare di bello, le dice: io vorrei studiare lingue, e lui le paga gli studi di lingue.
Hanako è una che è rimasta fedele a Zorg e non sapeva niente della sua vera identità. È rimasta fedele a lui sempre, poi nel dopoguerra racconterà spesso di lui, dice: Hanako, sapevo benissimo che non era innamorato di me, però era tanto gentile, e lei era innamorata persa invece. In tutto questo c'è un problema: bere tanto ha anche dei rischi. Il dottor Zorg beve veramente tanto, e quando beve fa chiasso e diventa anche brutale, tanto che le padrone di casa della comunità europea, frase che in questo momento mi rendo conto che suona male, delle piccole comunità degli europei che vivono a Tokyo, ecco, del dottor Zorg cominciano a diffidare un po', è tanto amico dei loro mariti, però invitarlo a cena smettono, perché quando beve diventa sgradevole, ed è perfino strano che un uomo di quel calibro abbia questa debolezza, solo che evidentemente la tensione della sua doppia identità era tale che in qualche modo la devi scaricare, e lui la scaricava bevendo. C'è una donna che lo aveva conosciuto a Berlino da ragazzo e che lo incontra di nuovo negli anni 30 a Tokyo e dice: lo avevo conosciuto come uno studente romantico e idealista, ma era diventato un uomo violento, un forte bevitore. Era ancora un gran bell'uomo, ma gli zigomi e la bocca si erano incavati, il naso si era appuntito, era completamente cambiato. Di lì a poco cambia ancora di più, perché un'altra passione del dottor Zorg sono le corse pazze in motocicletta. Ha comprato una moto da Max Clausen e di notte, dopo aver bevuto, gira all'impazzata per le strade di Tokyo. Una notte va a schiantarsi, dopo essersi ubriacato fradicio, contro un muro dell'ambasciata americana a Tokyo. Ci sono i poliziotti giapponesi, arrivano, lui fa appena in tempo a chiedere che chiamino il suo amico Max Clausen. Lo porta in ospedale, arriva Max Clausen e Zorg fa in tempo a dargli le chiavi di casa, perché è un cittadino tedesco importante, l'ambasciata andrà a chiudere casa, e allora Clausen deve arrivare prima di quelli dell'ambasciata e pulire casa, che non ci siano documenti compromettenti. Fa appena in tempo a dargli le chiavi, poi sviene. Quando poi si risveglia in ospedale, ha la mascella fratturata, ha perso una parte dei denti. Un conoscente dice che dopo che esce dall'ospedale le cicatrici sul viso lo facevano rassomigliare a una maschera teatrale giapponese e davano al suo viso un'espressione quasi demoniaca. Ora, finora non sono entrato nel dettaglio delle informazioni che Zorg e i suoi hanno fornito a Mosca in quegli anni, ma ve l'ho detto, se c'è una rete di spie che ha influenzato il corso della Seconda Guerra Mondiale è quella di Zorg. Quando lui è andato lì, il grande problema per l'Unione Sovietica è avere informazioni sul Giappone, sulla politica giapponese. Però mentre Zorg è lì, nasce l'alleanza fra Germania e Giappone. Ed è un'alleanza decisamente orientata contro l'Unione Sovietica, tanto che si chiamerà il patto anti-Comintern. Questa alleanza fra Germania e Giappone viene negoziata in totale segreto. Tanto che da parte tedesca perfino il Ministero degli Esteri non è informato. Negozia personalmente il Ministro degli Esteri, von Ribbentrop. Il suo Ministero non sa niente. Nemmeno l'ambasciata tedesca a Tokyo sa niente di questo negoziato per creare la nuova alleanza fra Germania e Giappone. A un certo punto l'ambasciatore Ott ha sentore di qualche cosa di questo negoziato e decide di scrivere a Berlino dicendo: mi fate la cortesia di spiegare anche a me, che sono l'ambasciatore a Tokyo, se davvero stiamo facendo l'alleanza con il Giappone. Però è una cosa troppo grossa, è troppo eccitato l'ambasciatore Ott, deve raccontarla a qualcuno. Quindi la racconta al suo caro amico il dottor Zorg e si fa aiutare da lui a cifrare il dispaccio a Berlino per chiedere informazioni su questi negoziati. Berlino risponde e in buona sostanza Mosca viene a sapere di questi negoziati quasi prima del Ministero degli Esteri tedesco. E questo è uno. Poi a Mosca interessa sapere cosa vuol fare l'armata del Kwantung. Il Giappone, politicamente, militarmente, si deve espandere, perché sennò soffoca. Ma in che direzione? A nord? Contro di noi? Oppure contro la Cina? Oppure contro l'America nel Pacifico?
contro le colonie inglesi e francesi. Non lo sanno neanche i giapponesi, perché ci sono fazioni diverse. L'armata del Kwantung preme per l'attacco a nord contro l'Unione Sovietica. Giusto in quel momento, come vi dicevo, l'amico Ozaki diventa consulente delle ferrovie della Manciuria Meridionale e quindi è informato direttamente di tutto quello che vuole fare l'armata del Kwantung. È in grado di mettere le mani su documenti segreti da cui risulta tutto quello che l'armata del Kwantung sa sulle truppe sovietiche in Siberia e in Mongolia. L'armata del Kwantung a un certo punto decide di provarci. Sono convinti che i sovietici siano deboli, che i giapponesi, se provano a invadere la Mongolia, che è un paese indipendente ma comunista e protetto dai sovietici, passeranno come nel burro. Hanno informazioni precise i giapponesi sulle forze sovietiche in quella zona. Quello che non sanno è che Zorge ha informato Mosca che loro lo sanno e di conseguenza a Mosca hanno avuto modo di cambiare completamente lo schieramento delle loro forze in quella zona. Zorge è anche riuscito tramite i suoi agenti giapponesi a mandare l'organigramma completo dell'armata del Kwantung. Risultato, nell'estate del 39 l'armata del Kwantung decide di fare un esperimento. È una di quelle cose che fanno senza neanche informare il governo giapponese, glielo dicono dopo. Sconfinano in Mongolia, ma non quattro gatti, sconfina un'armata in Mongolia, diverse divisioni, e avanzano in Mongolia. A questo punto scoppia una vera e propria guerra segreta, non dichiarata, che tutti sono d'accordo di non comunicare al mondo, per cui nessuno verrà a sapere niente. Siamo nell'agosto del 39, il mondo ha ben altro a cui pensare. Sta scoppiando, Hitler sta per invadere la Polonia. In Mongolia i giapponesi avanzano e davanti a loro le forze sovietiche sono perfettamente informate di tutto grazie ai rapporti di Zorge. Al comando delle forze sovietiche c'è un generale che diventerà famoso 6 anni dopo, perché entrerà a Berlino, si chiama Zhukov. In quel momento non è ancora famoso e anzi quello che fa in quel momento non lo saprà nessuno, perché il mondo non lo deve sapere di questa piccola guerra. In questa piccola guerra il generale Zhukov affronta le forze giapponesi entrate in Mongolia, le circonda, le annienta. A questo punto l'armata del Kwantung decide che forse non è il caso di fare la guerra contro l'Unione Sovietica. Tutto sommato è meglio invadere la Cina o fare altre cose. E due, ma se il Giappone si è rotto i denti e non ha più intenzione di attaccare l'Unione Sovietica, Hitler sì che ha intenzione di farlo, e lo fa nel giugno del 41. Zorge ha avvertito Mosca almeno un mese prima. Questa è la cosa più controversa dell'intero servizio che Zorge ha reso all'Unione Sovietica, perché si sa che Stalin, che è stato informato non solo da lui, ma anche tramite altri canali, che i nazisti volevano invadere, perché c'erano militari tedeschi comunisti che scappavano, attraversavano il confine per avvertire che l'operazione Barbarossa stava per scattare. Stalin era talmente terrorizzato da questa guerra, per cui sapeva di non essere pronto, che non ha voluto crederci. Ed è questa appunto forse l'informazione di Zorge che avrebbe potuto essere vitale e che non è stata creduta. Tanto che quando scatta l'operazione Barbarossa, come sapete, i tedeschi all'inizio sfondano. Hanako, l'amante di Zorge, ha raccontato dopo la guerra che un'unica volta lo ha visto piangere. Il giorno in cui la Germania attaccò davvero l'Unione Sovietica. E allora lei gli chiese perché era così sconvolto. E Zorge rispose: perché sono solo. Però non è ancora finita, perché adesso che la Germania sta avanzando nell'Unione Sovietica come nel burro, diretta a Mosca, è particolarmente vitale sapere se i giapponesi non ci hanno ripensato e non intendono attaccare anche loro dalla Siberia. In Giappone si discute furiosamente. La Marina vorrebbe attaccare a sud, vuole attaccare la flotta americana per l'Harbor, attaccare le colonie inglesi e francesi in Indocina. L'esercito vuole continuare l'invasione della Cina. L'armata del Kwantung vorrebbe attaccare l'Unione Sovietica, ma si è rotta i denti prima e non ha più tanta influenza politica. In quei mesi dell'estate, autunno del 41, nei circoli governativi giapponesi si discute furiosamente. E in quei circoli governativi si muove un uomo che conosce tutti, il suo parere lo chiedono tutti, è Ozaki, il quale poi riferisce a Zorge tutto quello che sente. E Zorge è in grado di riferire a Mosca che alla fine il Giappone ha deciso,
attaccheranno a sud nel Pacifico, attaccheranno a Pearl Harbor, la Siberia è al sicuro e Stalin può ritirare le truppe dall'estremo oriente e trasferirle a occidente appena in tempo per fermare i tedeschi davanti a Mosca nel dicembre del 41. E qui in realtà c'è anche qualcosa di più, perché in realtà i magistrati che poco dopo, ci stiamo arrivando, abbiamo finito praticamente, i magistrati che interrogheranno Zorge e Ozaki di lì a poco, si accorgeranno che loro non hanno soltanto mandato informazioni a Mosca. Ozaki era un uomo influente, consigliere del governo, e Ozaki ha contribuito a far prendere quella decisione. A tutte le discussioni riservatissime a cui partecipava, Ozaki insisteva: attaccare l'Unione Sovietica è pericoloso, non conviene, molto meglio attaccare gli americani. I magistrati giapponesi che li interrogano dopo averli arrestati rimangono sconvolti e hanno quasi l'impressione che la guerra del Giappone contro l'America sia stata, come dire, non dico provocata, ma insomma questi maledetti comunisti hanno aiutato a far andare le cose in quel modo. E i magistrati giapponesi si rizzano i capelli in testa all'idea di cosa direbbe il paese se sapesse che questa guerra mortale in cui ci siamo impegnati, bene, i comunisti ci hanno menati per il naso e ci hanno indotti a fare quello che volevano loro. Tanto che i magistrati giapponesi lo dicono poi nel dopoguerra agli americani: noi abbiamo rinunciato a approfondire questo aspetto perché avevamo paura che nel paese scoppiasse la rivoluzione se si veniva a sapere. Ecco, a questo punto Zorge ha la netta sensazione di aver finito. I nazisti stanno invadendo l'Unione Sovietica, non c'è ancora stato l'attacco giapponese a Pearl Harbor, ma ormai è deciso. E il 15 ottobre del 41 Zorge trasmette un messaggio a Mosca chiedendo se non pensano che sarebbe più utile che lui e Max Clausen adesso fossero trasferiti in un altro paese, magari in Germania, sono tedeschi tutti e due, lì potrebbero essere molto utili. Quello stesso giorno viene arrestato Ozaki, 3 giorni dopo viene arrestato Zorge, Clausen e tutti gli altri. La rete di Zorge è caduta quasi per caso, o meglio, era così estesa che prima o poi un filo i giapponesi lo avrebbero trovato. Ma lo trovano per caso e ci mettono un sacco di tempo a seguirlo. 2 anni prima, nel novembre del 39, la Gestapo giapponese, la Tokko, aveva arrestato un membro del Partito Comunista clandestino. Arrestato, torturato, deve fare dei nomi, altri nomi di comunisti. E questo fa un nome di una donna, una certa signora Kitabayashi, la quale era un'emigrata in America, era vissuta a Los Angeles, poi è tornata in Giappone, lei è comunista. La Tokko mette sotto sorveglianza questa vecchia signora, ormai un'anziana signora, lei e il marito, una coppia anziana, li sorvegliano per 2 anni sperando che capiti chissà cosa, non prendono niente. Dopo 2 anni si stufano, li arrestano, siamo appunto nell'autunno del 41. La signora Kitabayashi, arrestata, le dicono: adesso devi fare dei nomi di comunisti. E lei cerca di ricordarsi, dice: sì, quando ero in California c'era un giapponese comunista che conoscevo, si chiamava Miyagi. La polizia segreta giapponese questo Miyagi non l'ha mai sentito nominare. Vanno a prenderlo. Miyagi era il primo giapponese che Zorge aveva reclutato nella sua rete. Lo vanno a prendere e lo portano alla polizia. Mentre lo torturano si butta da una finestra del commissariato di polizia, cose che succedono in tutti i paesi, come vedete. Non riesce ad ammazzarsi, si rompe una gamba, lo vanno a riprendere e lo riportano su. Il giorno dopo comincia a fare i nomi. Denuncia Zorge, denuncia Ozaki, denuncia Max Clausen. Forse anche senza questo Zorge non sarebbe durato così a lungo, perché in realtà è venuto fuori dagli archivi di Berlino che nel 1940 il partito nazista, bontà sua, riscavando fra le vecchie scartoffie, aveva ritrovato qualche informazione sul fatto che Zorge era un comunista da giovane e si erano un po' insospettiti. Però la Gestapo, Schellenberg, comandante della Gestapo, aveva preso informazioni e questo Zorge era veramente un uomo così prezioso, un nazista fedele, amicissimo del nostro ambasciatore, che dice che quest'uomo gli serve moltissimo. Insomma, Schellenberg, capo della Gestapo, aveva detto: no, vabbè, questo Zorge lasciatelo stare, insomma, non è... aveva solo detto all'ambasciatore Ott,
la Gestapo, senza compromettersi e senza fare nomi, tieni d'occhio però la gente che hai intorno, mi raccomando. L'ambasciatore Otto si era preoccupato che ci sia una talpa all'ambasciata, non l'aveva detto a nessuno, tranne al suo migliore amico, il dottor Sorge. I tedeschi si fidavano di Sorge talmente tanto che quando la polizia segreta giapponese va ad arrestarlo, la prima cosa che succede è che l'ambasciata tedesca protesta. Protesta ufficialmente contro l'arresto di un illustre membro della comunità tedesca a Tokyo. E l'ambasciatore Otto va a trovarlo in prigione. E per parecchio tempo l'ambasciata tedesca fa pressioni sui giapponesi perché Sorge sia rilasciato. Deve essere un errore, sicuramente. Quanto all'opinione pubblica giapponese, da quel poco che viene a sapere dai giornali, si convince che Sorge è stato arrestato in quanto spia tedesca. Perché anche fra alleati ovviamente ci si spia. E, insomma, i tedeschi si fidavano totalmente, come disse Sorge a suo tempo, credo di menarli tutti per il naso. Quando poi la verità vera verrà fuori, a Berlino il capo della Gestapo, Schellenberg, sarà convocato dal suo superiore, Heinrich Himmler, con cui avrà, disse lui, un colloquio molto spiacevole. Sorge e Ozaki vengono arrestati e processati, un processo lunghissimo, meticoloso, che dura anni, durante il quale scrivono moltissimi memoriali per spiegare la loro posizione, tutto materiale che esiste ed è stato studiato. È una vicenda anch'essa a suo modo straordinaria. Un interrogativo che subito ci si è posti ovviamente è: ma li hanno torturati? Non è facile rispondere, perché il Giappone era uno stranissimo paese. La polizia militare, la Kenpei Tai, si sapeva che torturava selvaggiamente. La Gestapo giapponese la toccò, torturava, ma con più attenzione, gli stranieri di riguardo magari no. La magistratura, questa è la cosa pazzesca, era indipendente, serissima, faceva rispettare le leggi, e la magistratura giapponese per 3 anni ha interrogato Sorge e Ozaki con estrema gentilezza e estrema attenzione, verbalizzando tutte le loro dichiarazioni con grande formalismo. Sembra probabile che non siano stati torturati loro due. Altri dei loro agenti forse sì, se dobbiamo basarci sul fatto che molti sono morti in carcere. Hanako, l'amante di Sorge, va a trovarla la polizia, decide subito che effettivamente lei non capisce niente di politica, probabilmente il maschilismo giapponese qui aiuta, e quindi lei, poveretta, non c'entra niente, la lasciano in pace. Sorge rimane dunque in prigione per anni, durante i quali ha dei colloqui, all'inizio con l'ambasciatore Ott, che poi però suppongo non sia più andato a trovarlo, con Hanako, che va a trovarlo regolarmente, riceve giornali, è in grado di seguire l'andamento della guerra. L'uomo che aveva pianto il giorno dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica, a un certo punto viene informato della resa dell'armata di Paulus a Stalingrado, e quel giorno fu visto che ballava di gioia nella cella. Alla fine, dopo 3 anni, i magistrati, i procuratori, un intero staff di procuratori che li hanno interrogati, arrivano a processo e a sentenza. Sorge e Ozaki sono condannati a morte, soltanto loro. Tutti gli altri sono condannati a lunghe pene detentive, ma pochi mesi dopo gli americani entrano a Tokyo e aprono le porte delle prigioni. Chi è ancora vivo esce. Max Clausen, per esempio, esce. Bisogna dire che Max Clausen se l'era cavata, anche perché unico, aveva rilasciato al procuratore giapponese una dichiarazione in cui diceva che lui era venuto in Giappone pensando che fosse un paese nemico dei lavoratori, ma si era sbagliato. Il Giappone ha il governo più sincero e amico del popolo che lui abbia mai conosciuto. Queste cose ai giapponesi piacciono. Max Clausen non viene condannato a morte, gli americani lo fanno uscire e se n'è poi andato con la moglie a vivere in Germania Est. Invece Sorge e Ozaki erano stati impiccati il 7 novembre 1944. Di tutti e due i procuratori che li avevano interrogati per mesi, per anni, hanno lasciato una testimonianza estremamente rispettosa. I funzionari del Tokkō, che avevano interrogato per 5 mesi Ozaki, scrissero nel loro rapporto che lui aveva accettato di collaborare con Sorge perché lo considerava un incarico onorevole. E il Giappone è uno strano paese, da noi uno che fa una vicenda di questo genere sarebbe considerato un traditore e aborrito. Invece i giapponesi ammirano quelli che muoiono per le loro idee. Ozaki è un personaggio famoso in Giappone,
e nel dopoguerra era quasi una specie di eroe nazionale. Subito dopo la guerra sua moglie pubblicò un libro con le lettere d'amore che Ozaki le aveva scritto dal carcere. Il titolo è L'amore come una stella cadente. E questo libro è rimasto in Giappone un bestseller per anni. Quanto a Richard Sorge, Icca per gli amici, continuò fino all'ultimo a essere l'uomo che piaceva a tutti. Il procuratore Yoshikawa, che aveva condotto il suo interrogatorio, dichiarò: «In tutta la mia vita non ho mai incontrato un uomo di tale levatura». Grazie.